L'album è, allora, innanzitutto si chiama Matteo Becucci, appunto come me, e perché è la mia prima opera di inediti. E ho cominciato a scriverlo insieme a, con la supervisione e con i consigli di Mario Venuti, ho cominciato a scriverlo circa un anno e mezzo fa, con Luca Chiaravalli, Massimo Greco, Pier Cortese, Francesco Sighieri, Pio Stefanini e sicuramente mi scordo qualcuno. E di mio c'è molto, ci sono molte parole, ci sono molti testi e molte storie che magari, che ne so, ho preso da qualche libro dentro alla quale mi sono immedesimato, e c'è molta narrazione, a me piace raccontare delle storie con i testi, ci sono ecco, Valentin Gerlier era quello che mi ero dimenticato, di autori. Ci sono canzoni pop con un po' di inquinamento di elettronica, l'arrangiatore, il produttore artistico è Pio Stefanini, e sono 10 tracce, il primo singolo estratto è La cucina giapponese, che è una metafora tra la perfezione della cucina giapponese e una storia d'amore che apparentemente appunto anche questa perfetta e che però poi in sostanza non è che sazi più di tanto. Questa è la Beh, Pier storia. Cortese l'ho conosciuto a dire la verità in Nazionale Cantanti a giocare a calcio, perché fra l'altro Pierre è anche molto bravo a giocare a calcio. E l'ho conosciuto lì, lui mi dette un suo disco, io l'ho ascoltato e ha un bel modo di dire le cose. È della scuola romana e delle volte ci sono delle frasi o delle cose che ha tirato fuori anche di testo che sono molto belle perché ha un bel punto di vista, riesce a dare delle belle immagini anche del quotidiano, che secondo me le immagini del quotidiano sono le cose che funzionano di più perché ciascuno di noi le vive. E Mario Venuti, invece, io sono sempre stato un fan di Mario Venuti e lo sono tuttora. L'ho conosciuto a Milano, me l'ha fatto conoscere Pippo Caballà, che avevo conosciuto, diciamo, quando era ancora dentro X Factor, e è nata un'amicizia che, fra l'altro, il caso ha voluto anche che ci trovassimo insieme nel cast di Jesus Christ Superstar, per cui questa amicizia poi ha continuato a crescere, insomma adesso ci sentiamo spesso e quando sono a Milano, quando che ne so, vado in Sicilia, dipende da dove lui, ci ceniamo insieme con Pippo, c'è un bel mondo di Sì, creatività. Ora sto allestendo, comincio col fare degli showcase dentro i negozi Fnac in tutta Italia. Poi farò uno storico negozio di dischi che ha sempre, che penso abbiamo anche molti vinili di Modena. E poi si proseguirà con il tour estivo, con i festival delle radio e tutto quello che ne consegue.